mostre in questi giorni a Roma, una qui al Macro e l'altra alla Fondazione Museo di Via del Corso. Che cosa racconta in questi giorni Pablo Echaurren alla città di Roma? Beh, diciamo che racconto praticamente tutto me stesso, tutta la mia vita, perché questa mostra in qualche modo raccoglie 40 anni di attività e segna i miei 60 anni di vita, quindi non poco. Ma d'altra parte, anche se io ho questo nome, questo cognome, che non sembrano italiani, sono nato a Roma, anzi, faccio anche fatica a allontanarmi da Roma perché sono uno scarsissimo viaggiatore, quindi io ho un rapporto molto intenso e molto continuato con Roma e in qualche modo mi andava finalmente di dirlo, di testimoniarlo. Ma dice, gli piacciono le chiese, grandi musei a cielo aperto, dove non c'è la fila per entrare, non va quasi mai nessuno, e ama la Cappella dei Cappuccini a Via Veneto, il panorama che si gode dall'alto, il poter passeggiare in mezzo alla polvere della storia. Pablo Echaurren, figlio del pittore Sebastian Matta, pittore a sua volta, fumettista, scrittore, ma anche il più grande collezionista al mondo di tutto ciò che riguarda il futurismo, è profondamente legato alla capitale, l'ha dipinta come una grande cipolla. Se New York è la grande mela, the big apple, Roma è la grande cipolla, the big onion. Roma è questo per me, è una sovrapposizione di strati, una sovrapposizione di popoli, di ere, di culture, di religioni, di segni, e questa è la sua grandezza. Penso che Roma sia un enorme collage in cui ogni giorno si può trovare un elemento nuovo. Basta entrare in una chiesa per trovarsi di fronte a decine, centinaia di sollecitazioni di epoche, di stili, e credo che sia una città davvero ineguagliabile da questo punto di vista. Sale della Fondazione Roma Museo di Via del Corso a Palazzo Cipolla, la mostra è Cromo Sapiens, da Roma alla natura, con la raffigurazione di questo ragno, The Dark Side of the Light, che in qualche modo rappresenta l'artista capace di attrarre bellezza e allo stesso tempo divorarla, per non dimenticare le ceramiche, i manifesti, i fumetti, i lavori di tutta una vita, tra cui la famosissima copertina di Porci con le ali, per arrivare alla passione della musica al basso. E questo ci riporta immediatamente al Macro, a Baroque and Roll, 6 grandi sculture in ceramica con l'amatissimo basso. Queste edicole semisacre dedicate al basso elettrico, che non sono né una dissacrazione del genere appunto votivo, ma sono appunto una sintesi di alcuni miei amori che si condensano a Roma: la musica rock e Roma con il uno dei suoi stili preeminenti, il barocco. Hey, come on, baby, la passione per la musica a Roma, per Echaurren e i suoi coetanei, arriva con l'apertura del Piper. Prima era il deserto. La trasmissione di Arbore, Buon Compagno e Bandiera Gialla, fondamentale. Noi sentivamo la musica prima che uscisse lì. Non solo, ma il disco che avevamo sentito dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti arrivava in Italia 6 mesi dopo, quindi eravamo nel deserto. E l'apertura del Piper costituì l'arrivo di tutto questo e la possibilità anche di questi ragazzi, che in qualche modo si sentivano parte di una comunità, di ritrovarsi. E quindi fu, per me, la rivoluzione fu l'apertura del Piper Club. La fine fu l'assemblea del 68. Della politica, la generazione che stava scoprendo i colori vivaci ritrova un mondo in grigio verde, basti pensare all'Eskimo e alle Clark. A questa musica, a volte anche densa di significati, ma molto allegra e molto leggera, si sovrappone una musica molto articolata, molto pomposa, quella che si chiamerà il rock progressivo, quindi le grandi band che cominciano a suonare come se fossero delle orchestre, una specie di sinfonia rock. E quindi
poi naturalmente la musica entra in un cono d'ombra e rimane molto più il cantautore, perché porta appunto i temi della contestazione, se c'è o comunque, ma comunque prevale l'aspetto più politico della cosa, che la musica passa in secondo piano. Poi qualcosa ricomincia, ma fa fatica, il punk riporta alle origini. Forte va a quel gruppo punk, i Ramones, che hanno riportato, dopo questa ubriacatura di milioni di note complesse, eccetera, eccetera, hanno riportato tutte le origini, basso, chitarra e batteria, alla musica di strada e ai ragazzini che suonano anche senza saper suonare. Ho fatto anche un filmetto, che non uscirà mai, cause lotte sui diritti, sui Ramones a Roma. Un film che ho fatto insieme a Uliano Paolozzi, che racconta la storia di una famiglia di fan romani che vivono proprio nel mito dei Ramones, che li seguono nei loro percorsi a Roma, e ho portato anche Marchi Ramone a mangiare al Pigneto. Con lo sguardo sempre rivolto al futuro, perennemente in cerca di nuove idee, Pablo Echaurren ha già una serie di progetti per i prossimi mesi. A breve una mostra al Museo di Arte Contemporanea di Ravenna, che si chiama MAR, una al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, e poi temo che Roma la devo lasciare un po' stare.